È un piano che, dice appunto Baraldi, non si può accettare in parte, ci possono essere dettagli da modificare, ma debbono essere appunto dettagli, se no non ha senso attuarlo. E ancora, credo che se il piano venisse bocciato, come professionista dovrei avere la dignità di dimettermi, ma quello che ho percepito è altro, un sentimento positivo appunto. E ancora sulla cordata russa interessata al Bologna, notizia uscita ieri all'interno del telegiornale sportivo di Italia 1, la presidente Francesca Menarini ha dichiarato: non ne so nulla, ma direi che siamo diventati internazionali, diceva appunto sorridendo all'uscita dagli uffici di Casteldebole. E ancora il retroscena sulle decisioni future del Bologna, quelle forze oscure che remano contro il direttore generale, la sua permanenza slegata dal progetto tecnico, la foto di Baraldi e quella di Luciano Moggi. Si legge nel pezzo, a proposito di Baraldi, che il patron Renzo Menarini ha annunciato la sua riconferma, ma sul piano che legherebbe per 2 anni Baraldi al club e soprattutto la società ad una pianificazione è stato laconico il patron. L'impressione è che la proprietà abbia qualche perplessità non tanto sulla bontà del piano quanto sulle conseguenze che il via libera avrebbe sull'ipotetica cessione di quote della società o della vendita vera e propria a terzi del club. Accettarlo per i Menarini vorrebbe dirsi impegnarsi ancora 2 anni con il Bologna e ribadire la fiducia all'uomo della crociata anti-Moggi. C'è infatti chi sostiene che la proprietà potrebbe appunto confermare il DG ma poi bocciarne il piano per ottenere le dimissioni. Questa strategia pare che sia stata suggerita proprio da Luciano Moggi, questo almeno a sentire certe voci. Andiamo a vedere adesso Repubblica, anche in questo caso spazio al CDA del Bologna, Baraldi al CDA, il Bologna sarà autonomo, presentato il piano industriale, pronto a lasciare se non sarà approvato. Nel pezzo di Simone Monari si legge: nessuna firma, almeno per ora, arriveranno in fretta soprattutto quella di Colomba, credo già in settimana, spiegava Francesca Menarini. Per Baraldi è probabile invece che si debba aspettare qualche settimana. In 2 ore, dalle 15 alle 17, Baraldi ha presentato il suo progetto industriale. Per quanto il piano sia complesso e variegato, il succo è tutto sommato semplice. Abbiamo 2 anni di tempo per renderci indipendenti. Credo, sono parole di Baraldi, che se il mio piano fosse bocciato dovrei avere la dignità di dimettermi. Sono appunto le dichiarazioni del direttore generale. Francesca Menarini è stata più cauta: non dobbiamo legare per forza di cose la figura di Baraldi al suo progetto. Il progetto esaminato affronta diversi argomenti, dalla prima squadra da ringiovanire al vivaio, da rendere il più possibile simile a quello dell'Udinese, ossia un serbatoio in grado di produrre talenti e quindi di sfruttare anche l'area marketing, potenziare un po' il Bologna in tutti i livelli, sino ai diritti televisivi, cui proventi sono in aumento con la nuova legge sulla ripartizione collettiva. Molto si insiste anche sul radicamento territoriale ed è un aspetto interessante, adesso che alcuni imprenditori russi sembrano interessati a bussare, fuggiti sul più bello, prima dell'americano Tacopina, poi l'albanese Taci. In piena globalizzazione Baraldi punta invece forte sul made in Bologna. L'obiettivo è di rendere il club appetibile alla meglio imprenditoria locale. Si sono fatti i nomi di Segafredo e Beghelli, ma non sono gli unici cui più avanti il Bologna proporrà di entrare con quote di minoranza. L'idea è stata subito sposata da Francesca, meno invece dal geometra, che potendo venderebbe tutto il club prima possibile. E infatti nel retroscena sempre di Simone Monari si regge che Francesca Menarini domenica sera ha fatto 4 nomi di quella che ha chiamato la governance rosso-blu: Colomba e Salvatori alla parte tecnica, Baraldi e Ricci a quella societaria. Il mite Colomba, a suon di risultati, ha conquistato tutti, con la società ha già parlato senza dettare alcun diktat, ma facendo comunque le sue richieste. L'ipotesi su cui le parti stanno lavorando è quella di un biennale da 500.000 euro netti a stagione. Colomba è subentrato il 20 ottobre al posto di Papadopoulo per circa 250.000 euro. Che facesse così bene pochi lo immaginavano, che ora chieda un biennale ci sta, e in fondo la cifra non è nemmeno faraonica, è comunque inferiore a quella che percepivano prima Arrigoni e poi lo stesso Papadopoulo, attestati tra i 700 e gli 800.000 euro. Assai meno scontata la posizione di Baraldi, che a quanto è trapelato avrebbe chiesto anche lui un biennale per una cifra fra i 250 e i 300.000 euro. Fra Casteldebole e via Zanardi, dove ha la sede la Cogei, se ne sta discutendo. L'idea, che sembra andare per la maggiore, è di proporre al dirigente un semplice contratto annuale a cifre più basse, fra i 150 e i 200.000 euro. Questa l'indiscrezione appunto che ci riferisce Repubblica di Bologna. Andiamo avanti
avanti coi quotidiani, l'informazione, il domani di Bologna, il titolo grande è il primo colpo è Colomba, cordata russa non sapevo, stiamo diventando di moda, è la replica di Francesca Menarini. Nel pezzo di Federico Frassinella si legge che il CDA è iniziato verso le 15, cioè l'arrivo del proprietario, negli uffici al primo piano del centro tecnico. Il lungo summit rosso-blu che aveva come primario punto all'ordine del giorno l'esposizione da parte di Luca Baraldi delle sue idee sullo sviluppo dell'azienda. E poi all'uscita hanno parlato un po' tutti, la Presidente sulle voci di una presunta cordata russa interessata all'acquisizione del Bologna ha detto non ne sapevo nulla, me lo dite voi adesso, si vede che stiamo diventando internazionali, facciamo gola a tanti. Battute a parte, la Menarini ritorna sul progetto presentato da Baraldi, il piano verde sulla gestione delle strategie aziendali in tutti i suoi aspetti, l'area tecnica sportiva, il discorso commerciale di marketing con annesso merchandising, il lavoro sul vivaio che è importantissimo, è un documento completo in ogni sua sfumatura. Sono sempre parole di Francesca Menarini. E ancora non dobbiamo legare indissolubilmente i due fatti, il rinnovo del rapporto con il nostro direttore generale che prescinde da questo documento. In realtà è stato proprio Baraldi a dire che se il documento non venisse accettato sarebbe giusto per un dirigente dimettersi. Infatti lo ritroviamo anche nel pezzo di spalla, il DG ha le idee chiare sull'argomento, dobbiamo fare in modo che in due anni il Bologna diventi indipendente dal punto di vista finanziario e va in controtendenza rispetto alle dichiarazioni della Presidente. Il piano non può essere accettato in parte, o va bene in tutti i suoi punti o non se ne fa nulla. Cosa farei se dovesse essere bocciato? Beh, in casi del genere un professionista deve avere la dignità di dimettersi. Queste appunto le affermazioni di Baraldi. E poi troviamo aggiornamenti sulla condizione di Appia. Appia scalpita, voglio tornare. Ieri a Casteldebole si è allenato da solo e si appresta a svolgere un'altra settimana intera col gruppo nella grande speranza di una convocazione di Colomba. Qualche battuta all'uscita da Casteldebole fa subito capire che questo ragazzo ha ancora tanta voglia di dimostrare, e a chi gli fa notare che i pantaloni viola non sono il massimo e sarebbe meglio il rosso-blu, il ghanese replica con una risata e un ho capito, hai proprio ragione, che farà piacere ai tifosi. Appia confessa, sto lavorando coi compagni da giorni, non vedo l'ora di rientrare domenica a Siena, non so se il mister mi chiamerà, mi farebbe tanto piacere, sarebbe veramente un sogno. Queste le dichiarazioni di Appia. Uno sguardo anche al resto del Carlino prima della pubblicità. Bologna, anche Menarini ha detto sì, Baraldi il piano decolla, Francesca contratto entro pochi giorni, si legge nel pezzo di Stefano Biondi, il piano Baraldi è reversibile come un trench, si può anche pronunciare al contrario, cioè Baraldi piano. Ci vorranno altre due o tre settimane prima che il CDA del Bologna lo approvi e sottoscriva. Da una parte c'è la Presidente Francesca Menarini, sempre più convinta che l'attuale squadra vada riconfermata in blocco, dall'altra parte c'è Renzo Menarini che non ha un ruolo operativo ma è quello che ci mette i quattrini. Il geometra ha due dubbi, uno riguarda la figura di Moggi, è evidente che un gruppo dirigenziale unito e pronto ad avanzare seguendo regole interne sarebbe impermeabile a qualunque imbeccata gli venisse dall'esterno, l'altro dubbio del patron riguarda il futuro prossimo. Menarini sa bene che chiunque avesse intenzione di sostituirlo alla guida economica del Bologna vorrebbe pianificare in proprio il costo del lavoro, non trovarsene uno assai oneroso e già stabilito da altri. In poche parole, più una società è snella più è facile da vendere. Francesca lo ha sempre detto, si accontenta di avere al suo fianco un socio affidabile per condividere con lui le spese. Il geometra forse, se trovasse chi chiama banco, sarebbe l'uomo più felice del mondo. E ancora, il principio guida del piano è probabilmente quello che ha catturato l'attenzione del proprietario. Dice che entro due stagioni il Bologna dovrebbe approdare all'autofinanziamento, evitando di chiedere ulteriori sforzi economici alla proprietà. Presto sarà chiamato in sede Colomba per la firma, il contratto dell'allenatore potrebbe essere pronto per la fine di questa settimana, ha detto ieri Francesca Menarini. E sotto, come vedete, torna Di Vaio, l'attacco è un rebus, torna Di Vaio, la domanda è d'obbligo, chi tra Zalagete e Adailton gli farà spazio? I primi indizi squisitamente tattici portano al Panteron, anche se non è detto che il dilemma per Colomba si ponga già col Siena. Un Di Vaio perfettamente rodato in questo Bologna non può mai stare fuori, anche perché quello che il 14 febbraio a Livorno si è strappato il semitendinoso della gamba destra era un Di Vaio che aveva segnato 5 gol nelle ultime 6 gare. Ma adesso che il calendario suggerisce a Colomba un pizzico di cautela nell'utilizzo del suo capitano, i rossoblù infatti sono attesi da 3 gare in 8 giorni, domenica la trasferta di Siena, mercoledì la notturna al Dall'Ara con la Roma e domenica il viaggio a Palermo. Se dosare le forze è una buona regola, che in questi casi vale per tutti, a maggior ragione varrà per un attaccante che è al palo da un mese e che non può già essere al top. Vedremo appunto quali saranno le decisioni di Colomba sull'impiego di Di Vaio, che già oggi dovrebbe unirsi al gruppo per l'allenamento pomeridiano.